Benvenuti nella mia cazzosissima cameretta. Potere derrotto! Cosa c'è scritto nel titolo? Non si fuma qui. Cosa c'è scritto? Che stiamo per parlare di The Division 2. Come? Sono svariate recensioni che dicono ma Geggio non sa, Geggio critichi sempre, Geggio ti diverti a parlare male, non ti piace niente. Questo video sarà diverso, faremo una recensione e trarrò le somme di questo gioco in base ai commenti degli utenti in giro per il mondo. E parlo di utenti in giro per il mondo e non italiani, perché italiani brava gente, italiani al cuore d'oro, l'Italia è una repubblica fondata sull'alloro. Ok, detto questo. Che cazzata! Questo video lo struttureremo leggendo i commenti di persone in giro per il mondo: coreani, russi, inglesi, francesi, americani, canadesi, sudamericani. No, quelli hanno in mente Dragon Ball. Insomma, partiamo subito. Vediamo cosa pensano di questo The Division 2. Adesso, grazie a questo video, devo convincere me stesso e chi mi guarda a comprare questo gioco. Vediamo se ci riusciremo. La stessa vecchia spazzatura, gameplay noioso, mondo vuoto, niente di nuovo e innovativo. Sei un giocatore morto di cervello se trovi divertente questo schifo. Notizia flash dell'ultimo secondo: ogni gioco è divertente con gli amici, quindi la scusa che è divertente. Ok, questa significa che poi dite, ma in compagnia è divertente. Grazie al cazzo questo ti dice, ogni gioco in compagnia è divertente, e ha ragione. E questo era un utente canadese. Ripetitivo gioco, scusate. Usate la sintassi dei messaggi, ma li ho tradotti con Google Translate. Gioco ripetitivo, noioso. Invece di correggere la precedente divisione 1, rilasciano la divisione 1.5. Questo vi sta dicendo che The Division 2 non è altro che The Division 1.5, proprio perché non è un vero seguito. Bello, bel gioco! Questo coreano dice, stesso gioco, posto diverso, molto ripetitivo, niente di nuovo. Aggiungendo qualche robot Wall-E, sembrano i robottini del film Disney simili, avrebbero dovuto rendere il gioco libero, considerando che il primo era un disastro totale. Questo gioco è assolutamente imbarazzante, è letteralmente una copia incolla del primo gioco. Insomma, tutti dicono sta storia che è uguale al primo gioco, ma come? Ma tutto quello che hanno fatto è stato togliere la neve e fare qualche modifica qua e là. La grafica forse è uno scherzo e tutti noi siamo su un The Truman Show gigante, cioè non è bella neanche la grafica, ma che cazzo? Nonostante una cattiva grafica, il gioco riesce pure ad avere un frame rate spregevole. Perfetto. Gli sviluppatori erano troppo pigri per lucidare questa oscenità di gioco, quindi si stanno lamentando che è proprio è già il terzo commento, quarto, che dice che è il primo The Division. La fisica è inoltre orribile, guardatevi un gameplay e credete i vostri occhi catarattosi anziché a queste mie squallide e becere parole. L'illuminazione ha lo stesso aspetto di Napoli, ovvero piena di spazzatura, e sta cosa la hanno molti giochi Ubisoft. Questo l'ha scritto uno straniero, ragazzi, questo non era italiano, questo è stato tradotto. Mancano così tanti dettagli, le missioni sono noiose e ripetitive con i nemici. Ma di cosa stanno parlando questi? Non so di cosa parlino. La storia è insipida. Commento di uno spagnolo. Un francese dice, la patch di 90 giga la rende la copia fisica inutile. Si lamenta che al day one ci sono 90 giga di patch da scaricare, che sarebbe il gioco completo ora della fine. Ti aspettavi che questo gioco occupasse più di GTA Uncharted 4? No!
È ovvio che erano troppo pigri per comprimere il gioco. È patetico che gli sviluppatori stiano iniziando a usare questo trucco per essere pigri e avidi. Questo è vero, perché basta lavorarsi e comprimi. Però è un lavoro che richiede ore comprimere. Sono troppo pigri per rendere il gioco adatto ad un disco e troppo avidi per fornirci due dischi. Cazzo, è vero! Perché su un disco non ci sta, abbiamo bisogno della file. Due dischi, l'ha fatto solo Red Dead, ma fare due dischi penso che gli costi veramente tanto. L'unica cosa buona in questo gioco rispetto al primo è che ci sono finalmente le opzioni di acconciatura femminile per i personaggi femminili. Cioè io dovrei comprare The Division 2 perché posso mettermi una parrucca da drag queen. Che cazzata. Cioè questa è l'idea che mi hanno fatto del gioco. È The Division 1 ma con le parrucche. Ma che? E poi il bello è che dite che io sono spietato nelle recensioni. Ma di che cazzo stiamo parlando? Che nel mondo sono perfidi. Perfidi. Guardate, adesso me ne leggo ancora. Non esiste un gameplay offline. Beh, questo si sapeva, dai. Quindi una volta che gli sviluppatori decidono di spegnere i server, questo gioco finirà nel cestino. Vabbè, è un gioco nuovo. La spesa di 71 euro per un gioco senza campagna offline è puro cash grab. Beh, questo è vero. E hanno l'audacia di chiedere 110 per l'edizione gold. Sta diventando ridicolo che gli sviluppatori siano diventati così pigri e avidi. Ci stanno dando solo metà del gioco a prezzo pieno. Quando compro un gioco che costa oltre 70 banane, voglio ci sia single player e anche multiplayer. E chiedo troppo? Forse chiedo troppo io. Sì, sì, chiedi troppo tu. No, 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 ma chi... Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Oh, ma chi vuole spendere tutti questi soldi per un po' trotto a metà, no. Ma vabbè, ma sei troppo esigente tu, testa di cazzo. Non raccomando assolutamente questo gioco a nessuno, ragazzi. A nessuno. E l'hanno detto loro, eh? Non è Giorgio a parlare. Ambasciatore non porta pena, brutte testicoli. Quindi quando io parlo male dei giochi significa che in realtà ne parlo bene. Guardate qui che spietati che sono. Ma non finisce qui, non finisce. Non preoccupatevi, non preoccuparti. Questo gioco è stato rilasciato con così tanti problemi che è troppo frustrante da giocare. È complicato e non intuitivo. Stavo cercando cose, come fare cose vitali, come rispondere a una richiesta di backup e dove sono certe cose. Il gioco ti sovraccarica con opzioni, vantaggi, abilità. Le cose sono sparse per tutto il mondo e pedanti. La storia è insipida e post-apocalittica. Scusate, mi ha tradotto con Google Translate, quindi è pedanti, cioè ci sono traduzioni. È così noioso e dimenticabile che finirai per saltarci sopra. Ma che cazzo? La gente negli insediamenti sembra un modo per rilassarsi con gli omicidi viziosi che vivono isolati lontani da loro. Forse mi fanno capire che negli insediamenti c'è la gente che si uccide così alla cazzo, che il gioco non lo richiede neanche così tanto per divertimento. Gli insetti sono enormi e abbondanti in questo caos aziendale precipitoso, aziendale, che lo rende ingiocabile a questo punto. Il mio drone scomparirebbe dopo lo spiegamento, la mia pistola non si sarebbe sparata e ho ricevuto un messaggio scarso collegamento del server. Insomma, ho avuto problemi di server. Dai, costante la parte per lo schermo. Il mio internet è buono e gioco con altri giochi online con facilità. Gioca qualcosa con sforzo e attenzione, come Vermintide 2. E vuoi una grande esperienza coop e non sprecare 80 dollari come ho fatto in questo cestino. Questo vi consiglio di giocare a Vermintide 2. Non ci ho mai giocato. No? Andiamo avanti? Andiamo avanti perché non l'abbiamo ancora stuprato. Gioco noioso e ripetitivo che sembra pubblicato nel 2009. Non nel 2019. Controllo rigido e gameplay completamente lineare. Questo potrebbe essere un DLC per la Divisione 1. Non ha il prezzo pieno. Ridicolo. Tutti si lamentano che questo non è The Division 2, un po' come Destiny 2. Questo è strano, nessuna recensione critica il finale, la versione rilasciata di Division 2, eppure tutti hanno segnato Anthem nella fase iniziale di accesso, demo prima del rilascio ufficiale di Anthem. Voi ragazzi dovrete vergognarvi. Puntelli è quella critica che in realtà ha lasciato una recensione, per essere onesti questa è una buona recensione. Vabbè. Comunque non ne ha parlato bene. The Division 2 è il classico e ormai noioso sparatutto in terza persona con sistema di loot che ti offre sempre la stessa merda di tutti gli altri, in più non facendoti capire niente della storia, che sembra scritta e diretta da tre scimmie per quanto è frammentata e povera di contenuto. Parlando delle missioni, le mappe sono oggettivamente fatte bene, anche se è il solito scenario post-apocalittico standardizzato del cazzo, ma quella che manca è la varietà, perché è sempre un uccido i minion, arrivo nell'arena, uccido il boss cazzuto e luto le mie rovine. Tutto così fino alla fine. Ovviamente poi il gioco, essendo pensato per il cooperativo, è veramente poco accessibile in solitaria, proponendoti una difficoltà di gameplay non indifferente. E se non hai due o tre amici, ti tocca assorbirti i soliti cretini che ti vengono assegnati random. Tornando alle mappe, il gioco ci propone ovviamente problemi riguardanti buffering di texture e addirittura crash frequenti del server. Per finire, il PvP è squilibrato.
sbagliato, povero in contenuti, e il matchmaking fa pena se non schifo. Ti fa addirittura pensare che non valga la pena giocarlo. Cosa rimane quindi di positivo? Beh, la buona personalizzazione delle armi e le missioni di endgame che aggiungono qualche contenuto al gioco. Per il resto è sempre la solita storia. La maggior parte delle aggiunzioni ti dirà che la storia di Division 2 è un po' carente. Alcuni sono, non riescono nemmeno a dirti che cosa si tratta. Eppure ti diranno, chi se ne frega, davvero uno sparatutto, ma chi ha bisogno di una storia? Questo è un commento positivo. Ahimè, Anthem si farà esplodere perché è una storia mediocre rispetto a The Division 2, in vantaggio di molti chilometri in termini di qualità. Se hai giocato The Division 1, hai giocato The Division 2 senza neanche doverlo acquistare. Semplice come quella, ti divertirai per un po', il che è lo stesso qualsiasi gioco fino a quando non ti accorgi di aver speso il prezzo pieno di un titolo tripla A. E se un'espansione che dovrebbe dovuto ad aggiungersi Division 1, tutti dicono sta cosa, tutti dicono sta cosa. Ho solo la compagnia di alcuni NPC insipidi, anche nelle UBO mi aspettavo di vedere giocatori ovunque, ma non ce n'è uno. Il matchmaking è durato per sempre, quindi si lamenta del matchmaking. Non so se questo è un bug o la gente gioca effettivamente il gioco invece di guardare uno, due, altre persone. Sveglia persone, questo di. Non avrebbero mai dovuto rilasciare Division 2, al momento è sterile, spoglio, privo di caratteristiche e modalità, manca un circuito di gioco decente e le attività di gioco. Guardando questi giochi di servizio dal vivo è chiaro che non dovrebbero mai avere un sequel. In questo momento il modo migliore è giocare a Division 2 è stare di Division 1, che è stato caricato con anni di valore aggiunto. Io mi fermerei qui perché la situazione è abbastanza chiara. L'80% delle critiche dice che The Division 1 non è altro che The Division 2, cioè The Division 2 non è altro che l'1.5. Ma quanto fa cagare The Division 2, ragazzi? Quindi, dopo aver letto questo, secondo voi io andrò a buttare 70 luridi emicraniosi d'euro? La risposta è... Quindi la prossima volta che criticate i miei pareri sui giochi, la prossima volta gioco con tua mano, guardatevi un po' intorno e guardate lo schifo che c'è. Perché hanno parlato tedeschi, hanno parlato francesi, hanno parlato italiani, hanno parlato quello che c'aveva con i napoletani. Ha parlato, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Quindi io quando vi dico di non comprare un gioco è perché ho uno spirito critico talmente labile da secernere tutta la merda, da secernere tutte le fette di salame arrotondate che avete nell'oculus rift del vostro cranio. Quindi ragazzi, non comprate questo gioco, ma non perché lo dico io stavolta, perché lo dicono gli altri. E se voi ascoltate sempre gli altri non arriverete mai ai primi. Allora, per vedere se dovete comprare The Division 2, vi faccio un piccolo giochino per risolvere ogni dubbio. Alzatemi le mani, così fatelo, mi raccomando, fatelo, perché se guardate bastano. Adesso, velocemente, alzatemi gli indici! Bene, se avete alzato i pollici, non dovete comprare The Division 2. Oklahoma, e al prossimo... Oklahoma, e al prossimo...